Davide Boni, che è il capo delegazione della Lega Nord in giunta Regione Lombardia. Ecco, giornata importante oggi qui perché c'è il secondo passaggio dello statuto che era stato già votato lo scorso marzo. Beh, un buon risultato, no? Riusciamo a chiudere questa partita, diamo la legge costituente, la nostra carta costituzionale alla Regione Lombardia, ma l'interessante secondo me, al di là del passaggio, di avere uno statuto che è fortemente improntato sull'autonomia e sul federalismo, l'ha detto anche il Presidente, siamo di fronte quasi a uno statuto da regione autonoma, statuto speciale, è quello che viene dopo. Secondo me occorre cogliere la sfida in questo momento e continuare a rilanciare rispetto al federalismo, il processo federale con la possibilità di avere un interlocutore dall'altra parte, con un ministro delle riforme come Umberto Bossi, per portare a casa qualche risultato immediato, usando questo articolo 116,3 che ci dà la possibilità di avere un federalismo differenziato. Questo dà la possibilità alla Regione Lombardia, che è la prima in tanti campi, di essere anche la prima ad ottenere qualche risultato tangibile rispetto a un sistema federale. Monica Rizzi, consigliere della Lega Nord in Regione Lombardia, anche lei era presente naturalmente nel discorso di Formigoni qui per il secondo passaggio dello statuto oggi. In questo discorso ha detto che con questo governo ci potrebbe essere anche la possibilità di allargare le competenze ad altre materie. Se lei potesse scegliere, quali materie sceglierebbe? Beh, a bruciapelo la prima che mi viene in mente, anche perché partecipo con il capogruppo Stefano Galli a questa commissione, è la sanità e il sociale, che sono, come è noto, rappresentano un tema fondamentale per la nostra regione, nonché un impegno importantissimo del bilancio regionale di tutti gli anni. Questa fascia di competenze portano via e impegnano la regione circa il 70% del bilancio regionale, per cui è una grossa fetta di risorse che ci piacerebbe, anche perché lo dimostriamo tutti gli anni con dei conti in pareggio e ben fatti sulla sanità e sul sociale, di poterlo gestire e gestire bene. L'importanza però oggi è un po' più alta, per i leghisti è certamente una giornata speciale, non più speciale di quando abbiamo passato questa risoluzione sul federalismo fiscale, ma certamente anche dal discorso del Presidente Formigoni oggi si è capito che questa voglia di autonomia, questa voglia di federalismo è ormai diffusa e radicata in tutta la nostra regione e i cittadini con il voto del 13 e 14 aprile ci hanno dato un mandato chiaro e preciso.